Le novità per il 2012 sono l'eliminazione della comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate inizio lavori, la riduzione dell'aliquota dal 10 al 4% e anche la possibilità della ripartizione in 10 rate costanti. I beneficiari sono le persone che hanno un'unità immobiliare sul suolo dello Stato italiano e nel periodo di 10 anni possono detrarsi le spese sostenute, comprensive anche delle manodopere, nella dichiarazione dei redditi. Oltre alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, vengono incluse anche le spese di ripristino, ma ha dato anche particolare possibilità quelle spese che riguardano la sicurezza, quindi l'eliminazione degli infortuni e degli incidenti domestici e l'eliminazione delle barriere architettoniche e quelle devolute anche alla sicurezza della casa.